Amici del mio viaggio a New York, secondo voi dove porterò questo libro? Mettiamoci anche una firma. Vi farò vedere dove porto il mio romanzo. Ci metto una firma, New York. Ci metto anche la data. All'americana, quindi mese e giorno vanno invertiti. Ecco qua. Eccolo qua, amici. Bellissimo romanzo. Adesso, amici, andiamo e vi farò vedere dove porto il mio romanzo. Andrò in un posto, lo metterò lì e chiunque vorrà potrà andare e prenderselo gratuitamente, senza pagare nulla, se lo piglia e se lo porta a casa. È una cosa tutta newyorkese che vi voglio far vedere. Andiamo a vedere dove è il posto magico. Ecco qui, amici. Siamo. Bellissima giornata. Bellissima giornata oggi. Dove andrò a nascondere il mio romanzo Una notte ho sognato New York, che compie un anno. Compie un anno proprio in questi giorni, tra una settimana. Lascia pensare che qualcuno lo trova tipo tra 100 anni. Quando io ormai sarò ignoto, nessuno saprà chi sono, dimenticato, gli capita questo libro a mano e dice: ma chi è sto Pio Armenti? Sto libro del 2020, l'anno della pandemia, ma che cosa ha scritto? Sarebbe divertente. Guardate intanto questo palazzo, che divertente, sulla base antica, storica, hanno costruito un grattacielo di vetrate. Il nome del palazzo è Hearst. Hearst Building, cercate su Wikipedia, c'ha una storia spettacolare, ma io devo nascondere questo libro e ognuno di voi lo potrà trovare e andare a prenderselo prima che se lo prendano altri. Va l'altro, firmato, datato. Voilà, amici, sono a Columbus Circle, quello che vedete là in mezzo è la statua di Cristoforo Colombo. Amici, ci sono quasi, sto arrivando. Mentre cammino vi leggo qualche riga del mio romanzo, anzi, proprio l'inizio, l'incipit. Mi sono raccolto nel silenzio, ho capito che dovevo partire, andare lontano, oltre qualsiasi luogo sconosciuto. Non bastava Milano, neanche Londra o Parigi, dovevo mettere un oceano di distanza tra me e la vita. Che letterato che sono! Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola. Allora, amici, siamo arrivati. Qua è praticamente l'installazione temporanea che hanno fatto qui al Lincoln Center. E già ho fatto diversi video, è veramente molto bella, come potete immaginare. Guardate quanta gente. È bellissimo, amici. C'è tantissima gente, tantissimi ragazzi, tantissime belle famiglie. Vedete che bella questa famiglia, per esempio. Guardate qua. Bellissimo. Hanno dato vita a un luogo che non aveva vita. Sarebbe rimasto così, mezzo. E io il mio libro lo porto qua, perché? Guardate qua che bella sta fontana. Bella, bella. Dove lo porto? E voilà, amici, questa qua è una libreria gratis di New York. Si può venire come fa questo signore e potete scegliere un libro. Guardate, mette qua. Amici, adesso io vado e ficchiamo qua nascosto il mio libro. Ah, quasi quasi mi piglio questo. Dai, bello, The Burning God. Ah, figo. Bene, amici. Come potete osservare, il mio libro sta là. Chiunque vorrà se lo potrà prendere. Secondo me rimane là perché gli americani non se lo prendono, perché è in italiano. Amici, questo video, nel momento in cui lo pubblico, sicuramente ancora il libro sta là. Potete venire, la libreria pubblica
è nascosta qua, Enjoy Free Book, proprio di fronte alla fontana. Ce n'è solo una, non vi potete sbagliare. Intanto continuo a mostrarvi la bellezza di questo. Ma quanto è bello questo posto! Quanto l'hanno fatto bello! Pensate che veramente a volte basta poco, perché questa è una spesa anche minima, se ci pensate, per dare vita a un posto. Qui non ci sarebbe stato nulla, sarebbe stato assolutamente vuoto, triste, col teatro chiuso. L'hanno reso finalmente bello, vivo, vitale, stupendo, con queste sedie bellissime. Wow, vedete come si riposa anche, è stupendo. Anche qua legge, non è il mio libro, i tavolini, sembra veramente un mondo fantastico. Si sente proprio la gioia, la felicità della gente, amici, è stupendo. Qua fanno anche i TikTok, vedete che bello, stupendo.